c'è un altro compagno di lotta, che è il direttore di un giornale che dal 2000 ininterrottamente scrive di fatti di mafia. Il direttore di un giornale a cui appartiene quel giornalista che per primo ha trovato quella fotografia in cui c'è un capitano dei carabinieri che si allontana dalla macchina di Paolo tenendo la borsa di Paolo in mano, quella borsa che quando fu poi rimessa sul sedile posteriore della macchina di Paolo non conteneva più l'agenda rossa. Giorgio Bongiovanni. Buonasera, grazie Salvatore. Allora sarò brevissimo, quindi vado al succo. Le telefonate, noi veniamo da Palermo e in questo momento viviamo a Palermo, lavoriamo a Palermo e c'è un'area molto tesa, molto. Quelle telefonate tra il Presidente della Repubblica e il Senatore Mancino non sono solo delle telefonate dove il Presidente nasconde e ha chiesto addirittura aiuto alla Corte Costituzionale delle cose. Non nasconde certamente, o non penso affatto, che il Presidente Napolitano sia colluso con la mafia. Non lo penso, assolutamente. Però non sappiamo che cosa si sono detti, però possiamo fare delle supposizioni per esclusione. Il Presidente Napolitano ha costretto, tra virgolette, la Consulta a dare quella sentenza, perché il Presidente Napolitano forse parla di persone, di magistrati scomodi o di vittime della mafia, come lo stesso Salvatore. Può essere che parla di persone, con un indagato imputato, quasi imputato, nella famosa trattativa Stato-mafia. Quindi, che cosa lo Stato vuole nascondere? Quale segreto di Stato c'è dietro a questa trattativa? Che significa quando il procuratore Ingroia, adesso non procuratore, ma capo investigatore di una squadra del nono antitrafficante in Guatemala, quando dice Antonio Ingroia è una sentenza politica, perché dice questo il titolare delle indagini della trattativa? Perché dice che è una sentenza politica? Che cosa lo Stato in sostanza vuole nascondere di se stesso? Il procuratore Teresi, Vittorio Teresi, adesso l'attuale titolare delle indagini della trattativa, ha detto che ci sono due stati, lo Stato rappresentato da Falcone Borsellino e gli altri martiri della nostra Repubblica, lo Stato rappresentato da magistrati che sono degni di rappresentarlo, o anche da alcuni politici pochi, e lo Stato mafia, quello che ha intrecciato 150 anni di storia con appunto Cosa Nostra. Ora, che cosa nasconde? Nasconde semplicemente il fatto, è questo che vi voglio dire, cari cittadini, che la Sicilia, Palermo, Cosa Nostra, l'organizzazione criminale la più famosa tristemente, la più potente insieme all'Ndrangheta oggi nel mondo, è un braccio dello Stato. È stata spesso un braccio dello Stato per fare delle esecuzioni di Stato, e la strage di Via D'Amelio è un'esecuzione di Stato. Ma quale Stato vergognosamente, senza dignità, costringe Salvatore a fare quello che fa con grande onore, costringe una vedova, la signora Agnese, con le lacrime agli occhi a dire a tutta l'Italia, a dirci, io ho avuto questo onore di vederla
in questi giorni, io l'ho fatto per l'Italia, che cosa costringe lo Stato indegno a dire alla famiglia Borsellino, in questo caso rappresentata dalla signora Agnese, mio marito è tornato dallo Stato, dal Viminale, e mi ha detto sento odore di morte. Quindi è un'esecuzione di Stato, la trattativa è un'esecuzione di Stato per chi aveva, si era messo di ostacolo. Allora cari cittadini, oggi ci sono altri magistrati, ne hanno nominati già i miei colleghi che hanno parlato prima, Migroia, Di Matteo, Scarpinato, Del Bene, un giovane magistrato Francesco Roberto Tartaglia che fa parte del pool e altri, tanti altri, Gozzo, Tartanissette, ci sono magistrati che oggi sono di ostacolo allo Stato stanco. Allora io vi faccio questo appello a tutti. Salvatore, posso fare un appello? Ci saranno le prossime elezioni. Voi volete sapere chi sta ancora trattando? Lo potete sapere dalle prossime elezioni. Da Grillo a Berlusconi, chi non mette nel programma politico, al primo, al secondo punto, al terzo, la lotta contro la mafia, quelli stanno trattando. Quelli sono i nuovi trattativisti. Chi metterà il primo punto, al primo, perché questa Repubblica, la seconda, è nata con il sangue di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone. La terza potrebbe nascere con un nuovo sangue, se insistiamo. E allora noi dobbiamo proteggere i magistrati. Facciamo noi da ostacolo a un'eventuale strage. Palermo. Le famiglie si stanno ricostruendo, voi lo dovete sapere, noi viviamo a Palermo, vediamo queste notizie, stanno uscendo fuori dalla galera gente che non ha l'ergastolo come Rina, ma che sono vecchi capi, vogliono ricostituire la cupola, c'è un latitante, Matteo Messina Denaro, da 23 anni e non lo trovano, vive a casa sua, a Castelvetrano, è il custode della cassaforte di Totò Riina, quello che c'ha in tasca i documenti che Riina aveva e che il Ross non ha voluto prendere, ed è libero. Io ho paura che Cosa Nostra possa ritornare a essere il braccio dello Stato. E allora quando andate in quella disgraziata o benedetta cabina elettorale, prima di andarci leggete chi ha messo ai primi punti del programma la lotta contro la mafia, chi non l'ha messo non votate. Grazie. Grazie a tutti.